Mano nella mano per un futuro migliore. Ad Agrigento, in ospedale, iniziativa in occasione della giornata mondiale contro la sclerodermia. Le interviste al videogiornale Irene Milisenda. Il 29 giugno si celebra la giornata mondiale contro la sclerodermia, sclerosi sistemica. Si tratta di una malattia rara appartenente al gruppo delle malattie autoimmune e reumatologiche che coinvolge il derma e gli organi interni che sono interessati da un progressivo ed irreversibile processo di invalidità. Sono 2,5 milioni le persone che soffrono di questa grave patologia per la quale non esiste cura e le varie associazioni come l'AILIS, l'Associazione Italiana Lotta alla Sclerodermia, e APEMAR, l'Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatiche, aderiscono alla chiamata di FESCA, Federazione delle Associazioni Europee per la Sclerodermia, che ogni giorno lavorano affinché a questa patologia sia riconosciuto lo status di malattia rara. E in un manifesto rivolto ai governi e alle istituzioni sanitarie nazionali ed europee chiedono un piano d'azione per migliorare il sostegno ai pazienti con sclerodermia. Noi vogliamo evidenziare oggi maggiormente la precaria condizione dell'ambulatorio di reumatologia, che funziona molto male in quanto nell'unità operativa di medicina vi è un organico di medici molto ridotto, quindi i reumatologi che operano all'interno dell'unità operativa spesso non possono andare a fare le visite all'ambulatorio di reumatologia perché devono curare gli ammalati che sono in medicina, quindi l'azienda dovrebbe aumentare l'organico per risolvere il problema, non che rimanda a chiusure, a limitazioni, danneggiando tutti gli ammalati che dovrebbero andare fuori provincia e fuori sede. Quindi auspichiamo che il direttore generale sia così sensibile da convocarci e discutere assieme le problematiche che abbiamo. Questa è una malattia rara, ma purtroppo con una rilevanza sociale non indifferente. Noi abbiamo parecchi casi che seguiamo qua nel centro di riferimento di reumatologia che fa parte della rete reumatologica siciliana, che seguiamo anche con grandi sacrifici per la carenza di risorse, diciamo, sia umane sia strutturali. Ciononostante, il nostro impegno è quello di non lasciare non assistite queste pazienti, principalmente sono donne, perché a differenza che in altri paesi, come nei paesi anglosassoni, ancora da noi la solidarietà è un punto di riferimento nel Servizio Sanitario Nazionale. L'ANMA, l'Associazione Nazionale Malati Reumatici, si è voluta associare all'AISL che ha organizzato una giornata per dare un sostegno e un appoggio a tutti i malati, anche reumatici, perché la sclerodermia rientra anche nella patologia reumatica, per dare più forza a questa lotta che stiamo facendo e che l'ASD sta facendo per portare alla luce i problemi di questi malati.